facendo una piccola indagine. Si cambia in meglio o in peggio? Ma qua è ora che la gente comincia ad aprire un po' gli occhi nel dire si cambia, ma devono cambiare sul serio, è fatto bene. Qua sembra che stiamo continuamente cambiando, cambiando, i partiti si cambiano valore, ma quello che si deve fare serio non si fa mai. Mi rimandano sempre la questione. Comandiamo, sempre comandiamo, anche se si deve unire col diavolo, si unisce col diavolo, ma perché resta a comandare? I democristiani con i comunisti, come sconvolgerò. La cosa proprio contraria, sono fratelli e sorelle, vanno sotto braccio a la presenza mia vi porterà. Come dice lui, non so, io vedo una cosa che è stato tra le scimmie, prosedo. Scimmie come me. Adesso mi sa che noi ci dobbiamo refiliare, dobbiamo vedere, liberare Giulianotti. Perché su effettivamente sono gente che anche di partiti dall'altro, non è proprio che fanno proprio dei partiti, sono tutti coerenti a questo, capito? E fanno le cose serie, mentre qua è tutto questo personalismo. Vedo che per esempio adesso non so che faranno, non so che se faranno il compromesso, che... ma può anche darsi che le cose andranno bene, andranno peggio. Tu stai seguendo la politica locale? Sì, io da parte mia dico una cosa, di fare una pulizia totale al comune, togliere tutti e di metterci qualcuno che sa leggere e scrivere e basta, non dico altro. Veramente a noi insomma, non c'è da fare nessuna cosa, ma il fatto che ci va bene pure loro, io non sono di quelle, non appartengo a un'idea per triste, voglio il migliore, per stare insieme per quelle altre persone, per le cose. Speriamo che salga, ma che faranno delle cose. Questo ci mettiamo in cose, facendo con delle cose, tutte buone. Che vada via una vecchia per una nuova, voglio sperare che contraddica il vecchio detto che chi lascia la vecchia per la nuova senza vecchia trova. Io anzi sono speranzoso in questa nuova amministrazione, non perché sia fatta questo schieramento C, perché almeno quelli nuovi diciamo dovranno dare una dimostrazione di saper fare meglio di quelli che hanno lasciato. Tutto qua. Per quanto riguarda il traffico, perché approfitto naturalmente, ti ho visto col volantinaggio. Per il traffico il problema, noi lo stiamo portando avanti come Scarabeus, come associazione ambientalista e come comitato promotore Strafichiamoci, che è composto da tante associazioni, molto, è aperto. Lo stiamo portando avanti, però al discorso che dovrebbe essere quello fondamentale di fare una proposta di legge nazionale per il dirottamento permanente sulla A14, mancano dei tasselli. Il principale tassello per la nostra zona è quello della mancanza di una delibera del Consiglio Comunale, che si assuma quindi la responsabilità di quello che poi a parole dice di volere dirottare il traffico pesante sulla 14, ma non ha, è l'unico comune che non è interessato, che non ha fatto poi questa delibera. Il comune di Giulianova l'ha fatta, il comune di Pescara l'ha fatto, il comune di Roseto invece non l'ha fatto. Evidentemente ci sono degli interessi a voler portare avanti solo il discorso della variante, che nella realizzazione sarà lì da realizzarsi non si sa quando.